We are here in the College of San Lorenzo da Brindisi in Rome for the 8th Plenary Council of the Capuchin Order. And we are studying or looking at the theme of the grace of working. And so we are here for 4 weeks, and the first 2 weeks we're here basically to listen and to learn. So we have several talks by experts in various fields, and then we also listen to the personal experiences of some people who have some unique experiences about work. And so the first 2 weeks are to listen to these people and to get some ideas about work. And then we'll have 1 day of a retreat. And then the second 2 weeks, we will then begin to put together our ideas and to see what we can come up with for the order to encourage the brothers on this topic of work and how to work more creatively and how to be of greater service to the church and to the world through our work. We would like to invite you to join us in this conversation by looking at our blog on the Order's website, ofmcap.org, and also to participate by sending in your own ideas. There will be an opportunity for you also to share your ideas on the blog, so we hope that you do that. Today I was trying to talk about how we know and what that means for how we relate to each other in the middle of digital culture. So I started by saying we have to remember to know as we are knowing, so God knows us first, but that knowing is deeply relational, and that then even in digital media, we are needing to remember that we are in relationship. So I talked about three dynamics that have changed in digital media: how we understand authority, how we experience authenticity, and what we mean by agency. So authority, authenticity, agency. And especially the piece about agency connects with what Professor Magatti was saying about participation in action. And so I talked some about the ways in which we might think about what it is to engage digital media in good ways, in constructive ways, but also acknowledging that there are challenges and obstacles too. There are practices of communication that are not so good, and we need to find ways to be much more participatory and proactive with each other in these media. La grazia di lavorare richiama in primo luogo al primato della grazia. Tutti noi, quando ci sentiamo chiamati all'opera di evangelizzazione, siamo chiamati ad una missione importante nella vita della Chiesa. È una missione questa che si riveste però della grande responsabilità di comprendere che viviamo all'interno di una storia della salvezza, che ci ha preceduto e che seguirà dopo di noi. Ma la nostra opera è importante, decisiva, se avviene sotto l'azione della grazia di Dio, una grazia che ci accompagna nell'opera di evangelizzazione e che continuerà anche a seguire dopo che abbiamo annunciato il Vangelo di Gesù Cristo. Tutto questo però ci obbliga in prima persona ad assumerci delle responsabilità.
evangelizzare, la nuova evangelizzazione equivale a trasmettere la fede e quindi a trasmettere quell'esperienza viva di una chiamata a seguire il Vangelo che ognuno di noi porta dentro di sé. In che modo siamo chiamati a mantenere viva il momento della nostra vocazione come esplicitamento di quello che è la chiamata a vivere e a fare in questo tempo la storia della salvezza. Nonostante le difficoltà, nonostante i cambiamenti presenti che sono molto di grandi trasformazioni e molto radicali anche, soprattutto nell'Occidente, noi abbiamo la responsabilità di tentare in tutti i modi di comprendere il cambiamento culturale presente in atto, di inserirci in questo cambiamento perché il Vangelo possa essere capace di raggiungere tutti senza escludere nessuno. Questo mi sembra che sia il grande richiamo dell'evangelizzazione. Papa Francesco nella Evangelii Gaudium ci ha impegnato in questo cammino, ha chiesto che tutta la Chiesa si convertisse pastoralmente, facesse una conversione pastorale per trasformare le nostre strutture in una comunità viva, dinamica, che annuncia Gesù Cristo perché lo vive. Ecco, di questo io credo noi dobbiamo essere anche oggi responsabili, come sacerdoti, come persone consacrate, portando innanzitutto la gioia di quello che è l'annuncio del Vangelo. Aver incontrato Cristo ci ha trasformato e questo deve essere per noi lo strumento per poter comunicare con gli altri. Questo però ci obbliga anche a riflettere sulla pastorale delle nostre comunità, in modo particolare sulla trasmissione della fede. Come trasmettere la fede nel contesto culturale in cui noi oggi viviamo. Come fare anche delle nostre comunità, delle comunità vive, delle comunità missionarie, comunità che sono in uscita e non solo esclusivamente arroccate su se stesse che con il grande rischio di morire per asfissia. E quindi mantenere sempre vivo in noi il dono originario, la chiamata originaria. Soprattutto questo in un momento con il quale ci avviciniamo a celebrare il Giubileo straordinario della Misericordia. Annunciare il Vangelo con gioia significa però anche viverlo e trasmetterlo alla luce della Misericordia. La Misericordia non è una parola astratta, la Misericordia è una vita concreta che ognuno di noi è chiamato a rendere concreta perché il Vangelo abbia a portare la sua piena efficacia. Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen.